My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Allora, a inizio settimana c'è stato un grosso sciopero dei tassisti. Praticamente quello che succedeva era che voi chiamavate un taxi e non arrivava nessuno. Niente di diverso dagli altri giorni in realtà. Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per poter litigare con il vostro tassista di fiducia. Che poi ci sono i tassisti di fiducia? Sono tassisti ancora. Questo è Settimana Grezza. No, la droga fa male. Questo è Settimana Grezza. Ma la Lega Nord te la duro, duro. The way you move it, they keep coming back. Mo, questa è Settimana Grezza. Questa è Settimana Grezza. Questa è Settimana Grezza. Intanto vi ricordo che si possono usare i commenti su Spotify. Ogni tanto è bello ricordarlo. Basta fare swipe up. Cioè si apre la cosa di Spotify, si apre l'interfaccia di Spotify, si fa swipe up dal basso verso l'alto e si possono aggiungere i commenti. Uno dei modi più scomodi per poterlo fare, probabilmente Spotify voleva dare la possibilità di usare i commenti senza darla per davvero, senza incentivarli. Quindi per questo invece i commenti veri e propri si possono fare su Telegram, in particolare c'è il canale Settimana Grezza, su cui oltretutto adesso dovrò inserire le notizie principali della settimana per provare a fare quello speciale di cui parlavamo ieri. In ogni caso, cosa sta succedendo? Allora, il fatto è che se ci fosse un nuovo Avengers italiano, probabilmente gli eroi Marvel, per aiutare davvero la popolazione, dovrebbero combattere contro i tassisti. Perché avete in mente le code lunghissime che si vedono fuori dalle stazioni di Milano e Roma? Ecco, siamo in una situazione PD. Cioè, come tutti gli elettori con le proposte di crescita nel PD. Tutti vogliono le proposte, ma le proposte non ci sono. Così tutti vogliono taxi, ma i taxi non ci sono. Ora, premessa la simpatia verso la categoria, la soluzione sarebbe mettere più taxi. Però i tassisti scioperano. E anche perché scioperano in realtà, perché in base a una ricerca del Sole 24 Ore, la media di guadagno di un tassista, o meglio delle persone con il codice Ateco da tassista, è di circa 15.000 euro annui. E quindi se li togliono le fette di mercato diventano ancora di meno. Cioè, che ti chiedi come facciano a comprare un'auto con 15.000 euro annui. O comunque a sopravvivere. O comunque a protestare. O comunque a far pagare con il POS. Oh, guarda che l'1% di commissioni, se guadagni così, contano tanto, eh. Per quello si fa il nero. No? No. Comunque, il governo ha fatto una proposta. Oh. Decreto asset. Allora,
Allora, le novità di questo decreto asset è che fondamentalmente si va a modificare in maniera significativa il sistema con cui vengono affidati i taxi in tutta Italia. In particolare nelle grandi città come Milano, città metropolitane, sedi di aeroporto, capoluoghi di regione, si può aumentare fino al 20% il numero di taxi, fondamentalmente, di licenze di taxi, attraverso un concorso un po', diciamo, straordinario a carico dei comuni. Quindi in realtà nessuno è felice di questa proposta del 20%, perché comunque i comuni devono sborsare dei soldi per aprire queste licenze a costo più basso. Ora, gli esperti fanno notare che magari, più che investire sui taxi, servirebbe investire sui mezzi pubblici per alleggerire il traffico nelle città. Ma vuoi mettere il piacere di salire in macchina, litigare per il POS, parlare delle buche a Roma, i complotti, i vaccini? È un piacere in fin dei conti, sì. È sempre un piacere cagarsi il c***o. Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.